Brawl Stars nella vita reale. Eccoci qui all'interno di una sopravvivenza. E guardate qui questo Dynamite quanto è simpatico. Attenzione che c'è una cassetta. Riesce a distruggere la cassetta e raccoglie il primissimo power up. Però è arrivato il momento di continuare a farmare power up. Lui è contentissimo, ma sbuca un signor Francuccio dal cespuglio. Boom, mega super. E ovviamente Dynamite è stordito. Prova a scappare. Dynamite non riesce a colpire Frank, ma questo scontro è assurdo. Sto video è bellissimo. Sbollicia da più non posso. Ed inserite tutti quanti il codice Kazu nel negozio. Bene, il signor Francuccio riesce a vincere la sfida. Calmati Frank però. 9 brawler rimanenti, ma dietro di te c'è Ems che ti ha killato. Ecco perché Frank è il brawler più simpatico, ma anche il più stupido. Come ti fai a far killare da Ems? Dai, è impossibile che non l'ha vista. Lui sta con le cuffie, ovviamente non riesce a sentire gli altri brawler. Ma attenzione che c'è anche 8-bit. Riesce a intravedere Ems che farma intanto power up. E attenzione, è pronta la sfida. Inizia a sparare il carissimo 8-bit. Scontro diretto, vediamo chi è che muore. 3, 2, 1, spolliciati a più non posso. E vince la sfida. No, non si sa, intanto sembra... Ah, ok, si sono killati contemporaneamente. Intanto c'è il carissimo Pocio con la sua chitarra, che con tantissima nonchalance si raccoglie tutti i power up. GG per Pocio, ottima tecnica. Mi è arrivato il momento di Nita, è prontissima. Comunque questi due bambini sono troppo troppo bravi a recitare. GG per loro. E intanto c'è anche Mortis, che ovviamente non è che cammina, ma usa la sua pala per avanzare più velocemente. Aspetta, riesce a schivare tutti i colpi di Nita. È spawnata l'orsa di Nita. Attento Mortis, scappa. Scappa Mortis. Come andrà a finire? Commentate qui sotto in questo momento chi vincerà tra Mortis e l'orso di Nita. E in tutto ciò continua l'inseguimento. Questa volta non è l'orso a inseguire Mortis, ma è Mortis a inseguire l'orso. Bene signor Pocio, vediamo come andrà a finire. Lui nel frattempo continua ad attaccare. C'è l'orso che ha killato Mortis, ma ovviamente non può raccogliere il power up e va direttamente addosso a Pocio. Cioè in tutto ciò Nita è morta, ma il suo orso continua ad attaccare. Pocio, stai tranquillo, non ti avvicinare. Visto, perfetto. Ma adesso come vuoi fare? 4 brawler rimanenti. Si è ritrovato davanti al primo. Vediamo come andrà a finire. Ciao Pocio, ti abbiamo voluto bene. Ben 3 power up raccolti da parte del primo. Quindi ora sono rimasti l'orso di Nita, che in tutto ciò non si sa come continua a rimanere all'interno della partita. Poi abbiamo il primo e la nube tossica continua ad avanzare. Dove l'altro? Chi è questo? È Colt. Sì, è per forza Colt. Vediamo un pochettino. Allora, Colt ovviamente camp. Ah no, in realtà è Beryl. Beryl, perché ho sentito l'effetto sonoro di Beryl. Corri, raccolgono i power up. Ciao Beryl, ti abbiamo voluto bene. Scontro diretto con... No, e dai la gomma da masticare di Bibi anche su questo Brawl Stars nella vita reale. Non ci voglio credere, no. L'orso, com'è possibile? Vince l'orso. Attenzione che nel negozio c'è un bel pacchetto reazioni a 49 gemme. Devo subitissimo shopparlo. Ma prima inserisco il codice Kazu KZU. Fatelo anche voi quando dovete ricaricare le gemme. E grazie mille Zietto per aver... Vabbè dai, li ho shoppati con il codice Kazu, quindi sono troppo curioso di vedere cosa trovo nel pacchetto. 3, 2, 1. Reazioni di Shelly, di Ambre e della carissima Iris. E mi raccomando, taggatemi su Instagram quando shoppate con il codice Kazu. Si passa con il prossimo Brawl Stars nella vita reale. E lei dovrebbe, o lui dovrebbe essere Bibi, perché in realtà è un ragazzo. In tutto ciò Bibi sta parlando al telefono con Bull. Chiude la chiamata, si è arrabbiata con Bull. Vediamo cosa... Oh cavolo, ho sentito Shelly, no, è Shelly stellare. Bibi stai attenta perché corpo a corpo non si scherza con Shelly, soprattutto se ha la super carica. Ed eccola qui, proprio lei, quella che io odio, la mazza da baseball di Bibi. Shelly, scappa, scappa, boom. Ciao Shelly, ti abbiamo voluto bene, purtroppo non aveva la super carica. E indovinate un po' lui chi è. Sì, proprio lui, il magico Pocio.
eccolo qui, è pronto a distruggere la cassa. Dai che ce la fai, Poccio. Lo so che ci metti mezz'ora, però appunto tre ore dopo ci metti un botto di tempo perché fa pochi danni. La cassa ancora deve essere distrutta, non sta neanche a metà vita. Poccio si arrabbia e quindi mi sa che ci rinuncia. Butta addirittura la tua chitarra. E adesso come attacchi gli avversari? Spiegamelo, dai. In tutto ciò ancora 10 brawler rimanenti. Ciao Bibi. Mi dispiace Poccio, è stato colpito dalla gomma da masticare di Bibi. Guardate un po' che casualità, sto Brawl Stars della vita reale, c'è sempre Bibi qui, sempre presente. 9 brawler rimanenti, ma aspettate un attimo, aveva killato anche Shelly Bibi, perché sono 9 brawler rimanenti? Dovevano essere 8. Vabbè, non ci pensiamo, in tutto ciò è arrivato il momento dello scontro tra Bibi e... come non detto, ciao Dynamike. Ma ora si fa sul serio, benvenuti all'interno di Foot Brawl nella vita reale. Oh mio Dio, ma questi vestiti sono bellissimi. Voglio anche io quella tuta di Leon, devo crearla a tutti i costi. E poi c'è anche 8-bit. Ovviamente c'è Mortis e Dynamike. Vediamo quale sarà la squadra vincitrice. In tutto ciò tra gli spettatori ci sono anche Mr. P e il carissimo Tick. Siamo pronti allo scontro. Squadra blu, Leon, Pam. E nel primo, squadra rossa, 8-bit, Mortis. E chi era l'altro? Vabbè, nel dubbio, Mega Cacciara. Si attaccano tantissimo, sì. Dai, attaccatevi, distruggetevi. Ma io vorrei capire chi è che vi... ah, sono morti tutti. L'unico rimasto è Dynamike, quello lì che non avevo nominato. È pronto ad avanzare alla palla. Vai, 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 corri, corri. Il problema è che all'interno di Foot Brawl gli avversari ne spawnano. Ce li ha tutti quanti davanti alla porta. Sarà pronti ad attaccare. Ciao Dynamike, addirittura tripla kill, hanno killato Dynamike. E intanto la squadra avanza. Ma c'è Mortis in porta, guardate qui come riesce ad avanzare. Ovviamente Mortis è un portento all'interno di Foot Brawl e decide di nascondersi. Non so se è un'ottima tecnica questa qui, signor Mortis, però vediamo come andrà a finire. C'è il primo che avanza, che mi sa che ha visto Mortis. E a te. Ah! Questa tecnica non vale, questo è giocare sporco. Mortis ha usato la sua palla per far cadere il primo e poi si è beccato una pallonata in faccia. Ciao ciao Mortis, ti abbiamo voluto bene. Di qua c'è la signora Pam che continua ad avanzare, che poi è uno simbolo, cioè questo qui, sto bambino è piccolino piccolino, Pam è grande grande. Vabbè, prova il tiro e... non ci pensiamo. Gol da parte di Pam, 1-0 per la squadra rossa. Ma ancora non è finita la partita, perché vi ricordo che Foot Brawl si conclude con 2 gol. Siamo prontissimi. 3, 2, 1. Si parte con la sfida. Leon riesce ad avanzare, addirittura diventa invisibile, quindi la palla cammina da solo. Di qua Mortis e Dynamike non ci stanno capendo più niente. Mortis si arrabbia, usa la sua super e ovviamente colpisce Leon, che ora non è più invisibile. E beh, Leon, non so quanto ti conviene giocare contro Mortis, perché Mortis riesce a prendere la palla, continua ad avanzare. Manca poco, si sta avvicinando alla porta. Vai Mortis. Ah, è il primo. Questa qui è la super di El Primo. Ok, Mortis prova il tiro. El Primo riesce a parare, ma Dynamike riprova il tiro. El Primo lo para di nuovo. Ma è fantastica questa qui. E infine è arrivato il momento di 8-bit. Ok, vediamo qual è la strategia di 8-bit. Questo qui dovrebbe essere tipo il mini gioco di 8-bit. Vediamo se nella realtà riusciranno a fare tutto questo. E 3, 2, 1. Mega bombone. Ciao El Primo, è gol. Ma non finisce qui, perché sono 1-1. Vediamo come andrà a finire. El Primo prende la palla. Dai che riesce ad avanzare. Il problema è che Tick tra gli spettatori addirittura ha perso la sua testa, non la trova più. Il problema... ah, non ci voglio credere, non era la palla, era la testa di Tick. In tutto c'è l'altra squadra, continua ad avanzare, prova il tiro, ma mi sa... sì, c'è proprio Leon invisibile di là. Mi dispiace ragazzi, Leon ha usato la sua super. Vediamo cosa riesce a fare questa volta. E il primo avanza, prova il mega tiro e dimmi che gol, per favore. Dai, dai, no, bella manca in porta e anche basso. Oh, non ci voglio credere, ha distrutto la finestra. E di là c'è Nita che ovviamente si arrabbia. Cioè, voi avete distrutto la finestra? No, ha spawnato l'orso. Attenti all'orso, ragazzi, vi conviene scappare. Scappate ragazzi, finché siete in tempo. Della bike, scappa, lancia qualche bombone, fai qualcosa. Il primo usa la super direttamente. No, non addosso all'orso, se ne scappa dall'altra parte. C'è Mortis che si crea la buca
e l'orso li ha persi tutti quanti. Vabbè, orso, mi dispiace, ti è andata male. Non puoi difendere Nita. Per fortuna che Leon ha attivato l'invisibilità. E no! Lasciate in pace 8-bit! Si è autokillato! Ok, 8-bit ha preferito autokillarsi che farsi killare dall'orso di Nita. Ma loro non c'entrano niente, sono spettatori. E Nita in tutto ciò se la ride.